oggi su Minecraft torna la serie del vero falso su Minecraft con Marco. Ciao. Le regole sono molto semplici. Avremo una costruzione a testa per round per un totale di 4 costruzioni. E ad ogni round dovremo decidere se raccontare la verità o una falsità su quello che vediamo davanti ai nostri occhi. Ci sta. E okay. L'avversario dovrà dire indovinare. È vero o falso. Quindi Marco, io direi che parto io. Vai. A spiegare. Tu stai qua ovviamente. Ah ok, va bene. Vado. Sto qua, dai. Allora, ok, in questo momento vedo una stanza di un chirurgo. Ok, vedo una stanza di un chirurgo con delle sedie rosse, un calendario con scritto con scritto 27. Mm. Abbiamo anche davanti c'è la scrivania del chirurgo con un computer, una matita, un block notes e abbiamo anche una boccetta di ketchup. Che è sul tavolo, quindi in questo caso non so perché avesse del ketchup sul tavolo. È un PC di quelli vecchi, quindi quelli con la cassa orizzontale con sopra il computer a tubo catodico, che i fan non sapranno neanche cos'è. Ok, caso, capisco. Ditecelo okay. Sotto nei commenti. C'è una bottiglia di Fanta, penso che sia comunque una bottiglia di aranciata davanti ai miei occhi. Poi c'è anche un cestino con dell'insalata, una banana chiaramente. Mm. E c'è una porta gigante. La cosa che mi sorge un pochettino corretto da dire è che c'è una scritta così, Surgeon Simulator. Ma scusa, dottore sta operando? Cosa stava? C'è un paziente? Non c'è il dottore, non c'è neanche il paziente. Ok. Ok, paziente, non c'è la sua scrivania. Ma sai che io non è che abbia più di tante domande da farti. Per me, dici la verità, perché sei aperto subito in quarta con un tema che è stranissimo. Certo, cioè, ok. C'è anche una chiave sul muro e c'è anche una scritta, ho scritto Revived Edition. Ma ti dirò, secondo me Marci è corretta, cioè tu hai detto la verità in questo momento, mi sento di dire che tu hai detto la verità. Va bene, allora, intanto torno allo spawn, adesso sta a te, e quindi la visuale passerà nelle tue mani e potrei andare nella stanza 4. 4, parto dalla 4, vado dalla 4, vado dalla 4, dai, va bene. Vai alla 4, vamos. Vado! Vamos. Ok, caro bomba da marci, okay, siamo... Ok, io ti guardo in tutto ciò. Vai. Allora, okay. Siamo nel periodo Cina, cioè Cina, Giappone, tutto quanto il resto. Ok. E dei monaci Shaolin hanno costruito un tempio altissimo e in pratica questo tempio ha proprio stile giapponese e diciamo che è tipo come se fosse su... Hai presente il piedistallo della Statua della Libertà che sotto okay. C'è tutto quanto? Okay. È altro piedistallo, ma poi c'è questa roba sopra. Sì, 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 sì. Ma okay. Di che colore è la costruzione? È azzurra prismarine e in cima ha dei blocchi di terracotta con un po' di glowstone. Cioè, io capisco che è anche periodo giapponese perché attorno sono tutti quanti tipo alberi di ciliegio. Ma la costruzione è vera? È il piedistallo? È di prismarine? O è anche la costruzione? No, allora la costruzione è... Allora, in pratica c'è questo piedistallo fatto in stone che poi dà la possibilità alla costruzione di ergersi sopra esso. Ok. E la costruzione è in prismarine, è quel prismarine che cambia colore. Infatti ora è un po' più azzurro rispetto a quello che è tipo verde, sì, azzurro. Sì, sì, sì. Ma essendo che è un tempio giapponese ha dei dettagli, non so, rosa, rossi. Sì, vedo del rosso proprio in questo momento, bravo. Okay. E a modi tipo tappeti, carino. Ma hai detto che c'erano i fiori di ciliegio che erano con la concrete viola, giusto? No. Non ho mai detto questa cosa, caro bomba da marci, ma bensì ho detto che ci sono in giro degli alberi che simulano gli alberi di ciliegio. Ok, quindi tecnicamente tu mi stai dicendo che c'è questa costruzione che è simile Statua della Libertà con una base sotto in stone e sopra questo tempio con di lato delle robe di prismarine e poi i fili di ciliegio rosa. Bravo, mi piaci, lei è veramente molto allora, concentrato. Anche per me tu stai dicendo la verità perché dire la roba del piedistallo per me è letale. Quindi torna qui da me. Arrivo. E al mio 3 scriviamo secondo noi se è vero o falsa questa cosa. 1, 2, 3. Ok. Ok. La mia, ti dico la verità, era vera. Anche la mia era vera. Anche okay, ho detto la verità. Va bene, un punto a testa. Esatto. A questo punto passo alla questione 1 stavolta. Lascio la 2 e la 3 per dopo. Vado nella 1. Allora, oddio, sai che non so come spiegarti sta roba? Vai, spara. Allora, questa cosa è... C'è una strada verde con una costruzione fatta di sandstone, okay. Più o meno. Sì, forse è concrete giallo. No, è sandstone. E mi sembra un hotel da lontano. Ti sembra un hotel? Sembra un hotel, sì. Sembra un hotel. È un hotel. È un palesemente un grand hotel. È presente quelli tipo... quegli hotel giganti...
Ma a livello di dimensioni quanto è grande? Cioè, spiegami in proporzioni se, quanto può essere grande. Sembra abbastanza grande ed è fatto come se fosse una scuola, tipo. Ok. E il cielo com'è? Cioè, c'è un cielo fatto bene o un cobblestone? Che senso è cobblestone? Sai che alcune volte, tipo, la costruzione è all'interno di alcune mura, sì, tipo, beh, che sembrano come prima, il cielo. Okay. È come prima in un cubotto di ciano. La strada è fatta di beacon block. Ok. Ma ci sono in giro anche degli NPC? C'è qualcosa ci sono di... anche le... No, non ci sono NPC, ci sono delle... C'è una squid, ci sono delle glowing squid che sono spawnate nella fontana. E ti dico, c'è un giardinetto fuori fatto di poppy e dandelion. Grandezza di questo chunk enorme? Secondo me saranno un 5 chunk per 5 più o meno. Allora, secondo me stai dicendo il falso, mi sento di dire questo. Poi vabbè, se vuoi vado avanti con le spiegazioni o... Non lo so, sai, no, mi sento di dire che è falsa la dichiarazione che tu hai appena fatto. Sto dicendo una cavolata su questa cosa. Sì, perché alcune cose me le hai dette dettagliate, altre è un po' siamo un po' arrampicato sugli specchi perché non sapevi cosa descrivere. Quindi per me è falso, per me è falso. Per te è falso. Va bene, allora torno, sì. Torno allo spawn. Torno allo spawn nel chilling. Comunque, per me, secondo me, questo comunque era un hotel, un grand hotel fatto di sandstone con dell'erba davanti. Ok, va bene. Ci sta. Vai nella questione 1 anche vado te. Vado io, amici. Okay, vado io. Stanza 1. Okay. Ok. Ok, allora in questo momento siamo in una caverna gigante. Okay. Fatta praticamente tipo stile biomi della 1.18 in poi, che hanno fatto queste cavernone giganti. Ok, colore predominante. All'interno è tutto quanto cobblestone con questi pillar che abbiamo praticamente fatti a mo' di stalattite, però non stalattite. Cioè, è come se ci fosse una stalattite della 1.19, ma non essendo 1.19 hanno cercato di simulare queste finte stalattite sempre in cobblestone. Ok, okay. Ma cioè come è fatta questa caverna? È tutta grigia? È tutta molto stile grigio, ma con questi ampi spazi, con diamanti, iron, queste robe qua. È molto basic in realtà, Hanno cercato di mettere anche tipo le... come si chiamano? Le liane, cioè, mi pare per strano simulare. I ragazzi sarebbe mettono una caverna da spiegare. Vabbè, Marci, io questo è quello che vedo. Poi sta a te un pochino a cercare di capire. E quindi in pratica hanno fatto questa specie di simulazione di caverne 1.19.2, okay, con anche dei fiumi all'interno, okay, con anche un laghetto al centro. Quindi c'è questo laghetto al centro e i fiumi che magari cadono anche dall'alto, okay, che fanno questa roba qui, che si collegano poi al fiume centrale. Ah, ma ci sono degli NPC? No, ci sono una barca di pipistrelli, proprio veramente tanti. Beh, cioè, proprio tanti. Quella lì secondo me è vera come cosa del pipistrello. Però okay, voglio farti qualche altra domanda in più. Vada, prima vada, mi dicevi che c'era predominanza di diamanti in questa costruzione. No, ti sbagli. Vedi, tu vuoi sempre portarmi fuori strada dicendo cose false. Ti ho detto che è molto più predominante la stone, okay, essendo appunto caverna. Ma ci sono dei minerali in giro che, okay, appunto ti danno questa idea di, appunto, di cavernosa. Mi piace come termine. Quindi allora praticamente hanno preso un chunk della 1.18 e l'hanno spostato qui in 1.16. Non so se puoi farla come cosa, perché sparirebbero tanti blocchi. Però magari hanno fatto tipo una specie di simulazione, magari prendendo tipo un chunk di una caverna vera in 1.16 e l'hanno fatta distrutta, un po' distrutta, credo, con la TNT. Allora, secondo me stai dicendo una falsità. Quindi puoi, okay, tornare e io direi che possiamo dare i risultati di questa, cosa. Ok. Al mio 3. Quindi 1, 2, 3. E se io ti dico... La tua era falsa? Sì, la mia era falsa. La mia era vera. Era veramente ma un grande... dai! Era un grand hotel di sandstone con davanti i poppy e... Ma, vieni a vederla. Ho sbagliato. Da 1. Ok. Ok. Ci sto, dai. Ci sto. Allora, vado a farla numero 3 in questo, okay, caso. Stanza vai. Numero 3. Vada. Ok. Molto... Questo è veramente una figata colossale. Mm-hmm. Allora, siamo in un campo da calcio, sembrerebbe. Non ti... Ok. È palesemente un campo da calcio. Anzi, guarda, ti posso dire che è uno stadio. Sembrerebbe essere San Siro. Non riesco a capire bene da... Perché non si capisce bene in realtà se è San... Sì, è San Siro questo qua. No, è San Siro. Ok. È stadio Giuseppe Meazza San Siro, stadio dell'Inter e del Milan. L'Inter è la mia squadra. Scrivete nei commenti che squadra ti fate. Marco ti fa Juventus. Allora, ci sono gli anelli giusti. Sono 3 anelli ovunque. Tranne dove c'è appunto... Non hanno messo l'arancione. Non c'è il... Ok. In genere San Siro c'è l'arancione. Qua c'è solo il rosso. C'è solo il rosso da una parte e dall'altra. Ok. C'è la tribuna stampa. È fatto un pochettino... No, è fatto abbastanza bene, devo essere sincero, per
essere fatto su Minecraft, devo dire che è fatta abbastanza bene. Okay. E anche la paratia quella sopra, quella che chiude tutto, è fatta abbastanza bene. Mm-hmm. Non è fatta molto reale perché non esce dalle parti. Da considera che non copre neanche le tribune per bene, quindi okay, potevano farla sicuramente meglio. Però devo essere sincero, è un bel stadio San Siro. Voglio, vado a vedere se ci sono tipo gli spogliatoi. Non, vai, non so, prova. Fatto il dentro. Allora, no, posso dire già una mia? Sì. Tu mi stai dicendo la falsità, non sei vero. Perché secondo perché te? Perché, allora, sei partito in quarta dicendo subito questa roba qua dello stadio. Però appena hai parlato subito dello stadio, hai temporeggiato tantissimo facendo tutto quel preambolo di che squadra tifano, di che squadra tifi te, di che squadra tifo io. E quel lasso di tempo, secondo me, tu l'hai utilizzato per cercare di capire meglio di come spiegare qualcosa di falso collegandoti a qualcosa. Poi, se fosse stato veramente San Siro, anche un piccolo accenno, tu l'avresti subito notato. Invece, anche su quel discorso lì, tu hai tentennato veramente tanto. Ok, quindi secondo te non sto dicendo secondo la me, verità. Tu non stai dicendo la verità. Ti trabutto lì. Se vuoi farmi qualche altra domanda, fammela. Nel caso io... No, 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 mi sento confident su questo dettaglio che... Se tu sei sicuro di questa cosa, io a questo punto torno indietro. Ah, ok. Venga. C'è venga, anche venga una pecora con un tentacle grazie, sopra. Grazie. Salutiamo la pecora. La pecora. Torni indietro e possiamo andare nella tua numero 3. Vai. Ok, vado. Okay. Andiamo sulla 2. Va bene. No, ho sbagliato. Va bene. Ok. Ok, allora sono in un ambiente bello verde, molto verde. Okay. C'è tanto verde okay, per terra, okay, tanti alberi. È un hub di un server di Minecraft, a quanto mi sembra. Dove c'è questo. Sono quattro fontane a rombo, okay, verso la fine di ogni lato, mettiamolo così. Poi al centro c'è praticamente questa costruzione circolare. Okay. Che punta verso l'alto. Ma è una fontana, un obelisco? È un fontabelisco, mettiamola così. Una fontabelisco, okay, senza acqua. Che poi dall'alto di questo fontabelisco partono dei ponti che si dirigono verso le fontane che saranno messe a rombo. Ah, tipo che forma una cupola sui quattro lati. Più o meno, sì. Una roba, una simile roba come te la sto raccontando adesso. Poi sugli angoli ci sono altre costruzioni di stone. E per terra diciamo che c'è un gioco di cobblestone slab con non del grass. Okay. No, no, è un gran bel lavoro. Quindi perché è palesemente un sacco una di piscine. È palesemente un hub dove si entra nei server. Palese. Questo è palesemente un hub. Ma ci sono delle zone server che secondo te sono state utilizzate per... Boh, non lo so. No, cioè, non mi sembra di averla mai vista pubblica come cosa. Okay. Però, secondo me, potrebbe starci molto bene come hub di un server. Magari, tipo, se qua al centro mettessero un'acqua che fa, tipo, volare i player con Elytra, sarebbe bella. Magari poi tutti svolazzano un po' in giro per questa hub. Cioè, hanno fatto un bel lavoro di costruzione. Ok. L'effetto ponti è molto figo. Mi sembra interessante e mi sento di dire che dici la verità. Perché hai detto questo dettaglio delle cupole, delle fontane a rombo. Insomma, secondo me, tu stai dicendo la verità. E questa okay volta, torna da me, mm-hmm, per scoprire, ok, se uno dice la verità, andiamo uno nella cosa dell'altro, quindi okay io nella 2 e tu nella numero 3, quindi oh, al mio 3 andiamo 1, 2, 3. Oh, ah, azzeccato, era vero, era vera la tua, carino. Oh, siamo 3 a 1, che bel lavoro, cavolo, che hanno fatto, bello. Beh, ma anche bella questa hub, sì, molto carina quella, molto you carina. Bella, molto bella, bello. Ok, allora passiamo con l'ultima, che secondo me è anche non, allora facciamo così, l'ultima vale 2 punti, così almeno. Ok, dai, vediamo. Ok, numero 2. Perfetto. Ma questo è uno spettacolo. Questo è uno spettacolo sovremano. Allora, qua stiamo parlando di una costruzione che si erge in altezza, ok? Non si sta ereggendo diversamente. È una costruzione che è subacquea, quindi ora mi trovo sott'acqua. E sembra praticamente uno di quei templi oceanici, però fatto come se fosse diventato un End City. Ok, carino. Okay, quindi c'è la parte centrale che è un End City, cioè un monumento oceanico. Sulla destra abbiamo le quattro cose che sono fatte con la Prismarine. Prismarine è quella lì che cambia colore. Mm-hmm. E di più ci sono anche i Prismarine Bricks, quelli che non cambiano okay colore. La cosa carina è che sono riusciti a mettere dei dettagli rossi che mi piacciono parecchio. Qui in questo caso vedo del magma block, che è come se fosse il tetto della okay costruzione. C'è del gold come colore predominante, come dettaglio, diciamo, perché è Prismarine. E poi i dettagli sono fatti tutti di gold. Devo okay dire la verità, non mi piace tantissimo l'abbinamento gold-Prismarine, però cioè, ci sta in questa ci costruzione. Ci sta, cioè, è una tua particolarità, mettiamola così. Okay. Non so come sono riusciti a mettere delle lanterne sott'acqua, nel senso che vedo delle lanterne sott'acqua che non si tolgono, in teoria dovrebbero okay tolgono, vero?
Non lo so. Forse hanno usato il debug stick per mettere l'acqua addosso. Ma per il resto niente, è semplicemente una città subacquea. Siamo un city subacquea. Allora, ti dico, secondo me hai detto la verità. Perché ormai, secondo me, stai dicendo la verità in tutte le mappe. E quindi, secondo me, tu devi dire la verità in tutto. Quindi, secondo me, tu sei nel mood che anche in questo momento sta dicendo la verità, caro Bomba da Marci. Ok, io... va bene, tu dici che dico la verità, ok, la scriviamo questa cosa, cioè la ricordiamo. Io intanto torno nel lab principale, non so... Tipo da me. Ok, vieni. Tu vai nell'ultima tua, che è la numero 3. Ultimo round, questo vale due punti, Questo vale due punti, così nel caso puoi pareggiare. Okay. Allora, siamo in un bioma veramente tanto giallo, ok? E una mattina Pikachu si alza e dice: oggi divento potentissimo. Ok, quindi un mega Pikachu praticamente. Abbiamo Pikachu che si è svegliato e fa: no, a me non mi frega più di stare dentro una Pokéball. Spacco tutto, divento gigante. Okay. E Pikachu ha iniziato a diventare grossissimo, è andato in palestra ed è diventato un mostro incredibile, indistruttibile, che neanche Mewtwo lo abbatte. E quindi mo c'ha sti bicipiti giganti, ha sta faccia tonda piccola e ha dei muscoli veramente allucinanti, ha un pettorale che... Faccio un saluto a Danny Lazzarin, perché secondo me è più potente questo Pikachu di Danny. Però per il resto ha anche dei quadricipiti non indifferenti. Per me stai dicendo il falso, cioè dai, come è possibile? Cioè... cioè ti dico, qua ha un pettorale che veramente questo qua fa bodybuilding. Perché comunque, cioè, uscirtene con un Pikachu, cioè uscirtene con un Pikachu così è... è abbastanza letale, devo essere sincero. Nel senso che dire che c'è un Pikachu che è palestrato, non so da dove ti sia uscita. Quindi o l'hai visto, o l'hai visto in qualche miniatura serie, quegli esteri che fanno quelle robe tipo così. C'è anche Steve fatto così. Però vabbè, ti dico, secondo me dici il falso. Ok, va bene, ci stiamo, dai. Allora, tu hai detto che io dicevo la verità. Io dico che tu dici il falso. Quindi a questo punto ti dico, andiamo, ognuno nella questione dell'altro, tu nella 2, nella 3, 3, 2, 1, vai. Non era la verità. No! Era davvero un Pikachu. Era davvero un Pikachu. Vabbè, abbiamo concluso 3 a 1, però l'avevo descritta bene io, La tua l'hai descritta bene perché alla fine l'hai fatto il viaggio che hai preso spunto da quello che vedevi. Esatto. Quindi ci posso stare, però il mio Pikachu era vero. Ragazzi, io spero che questi video di vero o falso vi piacciono. Fateci sapere sotto nei commenti se volete un terzo episodio. Eventualmente lo facciamo io e Marco contro qualcun altro e scrivete sotto nei commenti chi volete che invitiamo. Noi ci vediamo al prossimo video, Marco, è tutto. Ciao.